Un albero? Ho guardato lei la incredulo. Lei ha annuito. Una Whitcarie, nome scientifico Ruspendulina. Piacere di conoscerti, albero, ho detto io. L'albero se ne stava lì muto e un po' intristito dal caldo del primo mattino. Ho passato una mano sulla corteccia ruvida. È a rischio estinzione o cose così? Non proprio, ha risposto Leila, senza staccare gli occhi dalla chioma. La scrutava come per assicurarsi che tutte le foglie fossero ancora al loro posto. C'è un sacco di gente che si pianta una Whitcarie in giardino. Non hanno bisogno di troppa acqua e crescono in fretta, ha aggiunto con un tono da conduttrice TV. Ero perplesso. Ma allora perché hai scritto una petizione per salvarlo? È rimasta parecchio a guardarmi, come se stesse cercando di farsi un'opinione su di me. Senza distogliere lo sguardo, ha fatto un lungo respiro. Questo albero non è come tutti gli altri, mi ha risposto. È l'albero al centro del mondo. Questo romanzo racconta di Magnus, un ragazzino che nessuno nota e tutti trascurano. Ha un fratello maggiore bello e atletico e un fratello minore, intelligentissimo, forse troppo. E un giorno arriva Leila e con lei Magnus troverà il coraggio di arrampicarsi sull'albero al centro del mondo che qualcuno vuole abbattere per farci passare dei tubi del gas. Sono tanti i personaggi di questa storia e qualcuno vi rimarrà nel cuore, soprattutto Magnus, che alla fine della storia non sarà più un ragazzino invisibile. Buona lettura.